come sta proseguendo il discorso stadio con i vari incontri con la cittadinanza, le associazioni? Finiremo il percorso partecipativo il giovedì 24, quindi domani, dove tireremo le fila di quello che è stato il percorso partecipativo. Abbiamo raccolto tutta una serie di istanze e punti per migliorare la proposta dell'Empoli Calcio e per portarle nella conferenza dei servizi. Noi andremo nella conferenza dei servizi portando tutta una serie di richieste su come modificare il progetto e renderlo il più possibile vicino a quelle che sono le istanze dei cittadini, dei residenti, del commercio, delle realtà sportive che sono sul territorio e in modo particolare di quelle che utilizzano gli spazi sotto la maratona. Quindi stiamo cercando sullo sport, sul commercio, sulla viabilità, sui parcheggi, sull'impatto complessivo sulla città, di individuare tutti quelli che sono i temi che poi andremo ad affrontare. Quindi non si parte né da un sì per forza né nemmeno un no preventivo, ma è un'occasione, la città si mette al tavolo e discute di come renderla davvero un'opportunità per tutti.